Come vi siete calati nel ruolo degli gigolò? Com'è stata questa Ma esperienza? È stato facile, che lui l'ha sempre fatto nella vita. No, ma io faccio un vecchio gigolò, perché chiaramente sarei un cretino. Mi prende un infarto e obbligo mio figlio a fare il mio mestiere, se non perdo il parco clienti, capito? E lui si è ritrovato per fare nella vita. Sì, peraltro il mio personaggio è un uomo estremamente goffo, grigio, e che viene, come dire, trattato da sua moglie come un comodino, e si ritrova a fare una cosa estremamente difficile, che è quella di incontrare delle donne che non si conoscono e farci l'amore, che è una cosa veramente per me impensabile. E la cosa ma anche per tutti i maschi. Esatto, una per cosa tutti i maschi, non... sì, lo capisco. No, una cosa secondo me molto bella è che in realtà io eredito le sue clienti, che non sono tutte delle ragazzine, diciamo, per cui mi capita anche di sedermi con semplicemente con la vestaglia facendo il vecchio marito, di fare la settimana mistica, di guardare dei vecchi film, insomma, per cui anche l'idea di fare l'amore con delle donne un po' più grandi, cioè c'è una delicatezza che a me piaceva moltissimo di questo personaggio, che è un bambacione in realtà. Capitato in questo montaggio che ci sono due o tre parolacce, ma invece in tutte le puntate ci saranno soltanto queste tre battute. Tutte ce le siamo giocate. Ci sono giocate tutte, ma invece ho trovato una grande classe, soprattutto da parte di Eros Puglielli, nel dirigere noi, nel modo come è girato, come è costruito ogni episodio, ed è una cosa rara. Io non avevo fatto film, ce l'avevo fatta anni fa, ne avevo fatta una con la Muti per la Rai tanti anni fa, ma questa è stata la prima serie che ho fatto nella mia vita. Mi sono trovato veramente alla grande, perché non è la solita serie, ha qualche cosa di nuovo. È molto elegante, a parte le parole ci sono state, è veramente una serie molto di gran classe. Ecco. Sì. Ci siamo trovati subito, abbiamo ballato su la mia Ginger Rogers. Esatto. Abbiamo ballato benissimo insieme. Perché Ginger Rogers a lei? Poi dopo anni di Borghi è stata veramente una passeggiata di salute. Ma infatti questo è il look che ti chiama, insomma, ma per pochi è una cosa sofisticata. No, diciamo che quando si lavora con i grandi è tutto semplice, in realtà questo è un po' il punto, nel senso che è tutta una strada di... quindi loro sono fantastici, io mi sono divertito tantissimo, quindi è stato, diciamo, lavorare su un tappeto volante fondamentalmente. Io penso che tutti vogliano fare i registi in generale nel mondo, credo, quindi bisogna fare pace con questo. Noi non ci siamo mai permessi, perché a parte che con Eros non c'è bisogno, ma io non l'ho fatto mai con nessuno, perché lo trovo completamente stupido, sbagliato, non esiste. L'attore deve essere in mano al regista, se deve fidarsi, no? Anche il più bravo attore, se non c'è uno che ti guarda da fuori, può fare dei guai tremendi. Volevo anche ricordare che, a parte tutte queste attrici che ci sono, tutte queste donne, anche altri tre maschi che hanno lavorato con noi, sì, che sono tre ragazzi, uno è Matano, l'altro è Antonio Barbaro, quel ragazzo che fa il figlio di mio cognato Carlo Verdone nella serie di Carlo, e poi c'è Francesco Bruni, che sono veramente molto divertenti tutti e tre. Pietro, come state a lavorare con Christian? Ma io sono cresciuto, io a scuola mi hanno bocciato un anno perché io avevo registrato una cassetta con questo mio amico e passavamo tutte le lezioni a scuola a fare tutto. Ecco, per cui è stato, immaginatevi, cioè finalmente ho conosciuto una persona perché ho perso un anno a scuola. è stato bellissimo. Il coraggio di portare la commedia, certo, è una commedia bella e alta come fa Eros, in televisione è una festa per noi. Io lo amo da tanto, ma già avendoci lavorato con Lillo, cioè Eros ha un modo di raccontare e di chiudere, cioè, dal punto di vista formale, esatto. Io sono felice di stare tra le mani di Eros. Poi volevo dire anche che io, che ho fatto questo, adesso ho finito di fare un altro film, che è il mio 112° film. Tu pensi che Cary Grant ne ha fatti solo 26, devo dire che mi sono trovato così bene sia con Mattia Guerra della Lagrette che con lei, è stata una produzione straordinaria, io ne ho viste tante, invece mi sono trovato proprio, era veramente una passeggiata di salute lavorare con loro. E per me è stato un onore veramente averti. È stato veramente piacevole, veramente sono, a parte simpatici e poi tutto preciso, non c'è stato mai un momento di fatica. È stato fantastico perché io per la prima volta a 51 anni ho avuto la sedia col mio nome, che è l'unica ragione per la quale non fa sto lavoro. Poi ho visto un attore di 21 anni che arrivava il primo giorno sul set e aveva anche lui la sedia, il nome, ho detto, vergognati.